Benvenuti cari amici di mobileOS.it, quest'oggi parliamo di LG G4 Stylus, un dispositivo interessante in alcuni punti un po' oscuri. Poi scopriremo il perché. Interessante perché all'interno presenta la possibilità di estrarre, ecco qui, una penna e utilizzarla, eccola qui, penna con la punta un pochino larga, una penna diciamo capacitiva e il dispositivo si presenta con una scheda tecnica che è alquanto discutibile, diciamo così. Infatti, abbiamo un prodotto che ha un display bello ampio, infatti abbiamo per quanto riguarda il display 5,7 pollici HD, devo dire anche un bel display IPS 1280x720 pixel, una batteria interna da 3000 mAh e il processore dello Snapdragon 410, devo dire ormai abbastanza collaudato, la GPU anch'essa super collaudata, la Adreno 306. Peso devo dire 163 grammi, quindi nemmeno troppo pesante. Largo, beh sì, ma 5,7 pollici sono comunque 5,7 pollici e LG fa di tutto per contenere le dimensioni. Mentre per quanto riguarda invece la memoria, purtroppo abbiamo solo 8 giga di memoria interna. E vi faccio vedere subito, andando in memoria, vediamo un po', generali, archiviazione, eccoci qua. Sono 8 giga praticamente la memoria, poi l'ho un po' spesa in applicazioni, in cose varie, insomma, comunque fatto sta che mi è rimasto solo 1,5 giga. Poi devo mettere la microSD e inoltre purtroppo c'è solo 1 giga di RAM. Questo limita un pochino il multitasking e l'apertura di diverse applicazioni in contemporanea. Devo dire che LG fa miracoli con il suo software, ma si sente ogni tanto che c'è una carenza di RAM. Non dipende tanto dalla processione. Ormai 410 di Qualcomm è abbastanza collaudato, si comporta discretamente bene, ma si sente che qui manca un pochino di RAM. Per quanto riguarda comunque, già che sto parlando di software, parliamo prima di software e hardware e poi andiamo a fare un discorso sulla parte telefonica. Allora, per quanto riguarda il software, andando in informazioni sul telefono, troviamo la versione software che non era qui, informazioni sul software, eccolo qui, la 5.0.2, versione software sul telefono, classica di LG. Abbiamo qui la batteria con il risparmio energetico di LG. Poi, un attimo che volevo attivare la percentuale di stato lì. Poi ho scelto di mettere il risparmio energetico al 15%. Poi, archiviazione ho già fatta vedere, c'è il dual window per utilizzare. Ormai dovete conoscere già questa opzione che vi ho fatto vedere già in altri prodotti di LG, che permette di utilizzare due app alla volta, quindi di splittare lo schermo. C'è la custodia Quick Circle, volendo, con la classica finestrella a cerchio di LG. Poi i tasti di scelta rapida, l'accesso facilitato, vabbè, cose classiche in questo caso. In display invece possiamo andare con pulsanti a sferramento anteriori, possiamo scegliere la combinazione dei tasti, possiamo aggiungere anche per esempio Quick Memo, le notifiche e il dual window al posto o insieme a questi tasti, scegliere anche se metterli in nero oppure in bianco. E poi tra le altre particolarità, il tipo di carattere, la dimensione del carattere. La luminosità, attenzione, sul telefono manca il sensore di luminosità, non è presente, quindi praticamente c'è la possibilità di andare in automatico, solo, scusatemi, di andare in manuale, quindi settare 0, 50, 90 oppure di spostarsi direttamente sulla barra della luminosità stessa. Poi si può impostare la luminosità notturna che passa automaticamente allo 0% tra mezzanotte e le 6 di mattina. Poco altro. Per il resto, suono e notifiche, vabbè, cose classiche, nulla di che, c'è il LED di notifica e poi le reti, dati mobili, impressione delle chiamate, insomma, qui non c'è molto da dire. Software di LG che come sempre comprende il Quick Memo Plus, Wi-Fi, suono e poi tutti i vari toggle dell'azienda coreana e presente anche l'NFC. Perché è interessante il Quick Memo? È interessante il Quick Memo perché in questo caso il Quick Memo Plus
ci permette di, se la andiamo ad attivare utilizzando anche la penna, così parliamo anche un attimo della penna, ci permette di disegnare, vedete, direttamente su una schermata. Per esempio possiamo disegnare, ora posso andare praticamente a cancellare, posso, vedete, scegliere diversi tratti, per esempio il pennarello, il pennello, il gessetto, e posso scegliere sia lo spessore, sia la trasparenza e sia il colore. Per esempio voglio scrivere con questa modalità e vado per esempio a scrivere ciao. Ecco qui. Poi posso decidere di scartare o di salvare il mio lavoro. Qui devo dire che posso salvarlo dentro HQ, oppure posso salvarlo dentro la galleria per salvarlo quindi come foto e poi inviarlo. Andando in Quick Memo praticamente abbiamo poi... possiamo riprenderlo per modificarlo se l'abbiamo salvato appunto proprio con Quick Memo, oppure possiamo decidere di fare una nuova nota e quindi andare a sfruttare direttamente la possibilità di scrivere, vedete, sul telefono. Se qualcuno di voi, non è che voglio fare confronto e quant'altro, ma ha usato il Note, la serie Note di Samsung, sapete che la qualità di questa penna non è nemmeno paragonabile a quella di Samsung. Sul Note la capacità di scrittura e i livelli di scrittura sono notevolmente inferiori qui sul G4 Stylus, quindi non siamo sui stessi livelli, però è una penna che ci permette di fare cose interessanti. Però sono qui queste le possibilità che introduce LG. Poi dovete scaricare voi applicazioni secondarie per andare a ampliare le scelte di disegno. Per il resto troviamo le altre cose che inserisce normalmente LG sui suoi telefoni, quindi le mail, il file manager, e già che troviamo il file manager è interessante andare a collegare la nostra chiavetta con tramite appunto l'adattatore. Nel frattempo continuo a dirvi le altre app inserite, come messaggi, come l'orologio, la musica, la radio FM, LG Smart World sempre presenti, Quick Memo che abbiamo già visto, browser, calcolatrice e calendario, tutti i proprietari, poi altre cose che ho inserito io. Come vedrete il telefono non legge assolutamente le chiavette USB, possiamo staccare. Per il resto, andando a parlare di altri discorsi riguardanti il telefono, software che funziona molto bene, devo dire abbastanza scattante, il software di LG, nessun grosso problema, nessun impuntamento particolare nonostante il giga di RAM. Questo è dovuto proprio non al giga di RAM, proprio al software LG che è ben ottimizzato e che quindi ci permette di avere una buona fluidità generale. Con tante applicazioni aperte, con tante schede aperte, con il browser internet fa leggermente fatica il telefono alle volte, ma comunque sostanzialmente la fluidità rimane sempre soddisfacente grazie proprio al software di LG, che secondo me va a ottimizzare particolarmente il dispositivo. Non abbiamo forse collegato... ah ok, ecco, lo colleghiamo in wifi, andiamo sul nostro sito, vediamo un po' come si comporta il browser stock di LG. Devo dire che si comporta molto bene, abbiamo una discreta fluidità, un buon comportamento generale, non mi sembra ci siano grosse problematiche sul telefono. Devo dire, vedete, che ci siamo, non ci sono appunto problemi. Andiamo allora ad aprire anche... vediamo un po' Google, possiamo andarci direttamente da qui, andiamo su Repubblica, ecco qua. Gli chiediamo la versione desktop, vedete che ogni tanto c'è qualche, non impuntamento, ma qualche piccolissimo ritardo che comunque è passabile. Il sistema, diciamo che in generale ha una fluidità soddisfacente una volta aperta l'applicazione, ma ogni tanto per passare da una all'altra si ha qualche leggerissima indecisione e si nota che il giga di RAM, nonostante la buona ottimizzazione software che fa LG, è comunque risicato e non corretto come appunto hardware.
direi che i 2 giga erano davvero d'obbligo. Anche sul web fa un pochino di fatica, non è proprio ai massimi livelli, ecco la fluidità. Ci siamo aspettati molto di più perché lo Snapdragon 410 su altri dispositivi va molto meglio, ecco. Quindi da questo punto di vista manca allora non tanto il processore, ma proprio il quantitativo di RAM. Naturalmente non sto parlando di un telefono che è scarso o lento, cioè vorrei essere preciso. Come dico, la fluidità alla fine è comunque discreta, come ho detto prima, però ogni tanto, ecco, si nota quella qualche piccolo problemino, ecco. Per il resto, direi che abbiamo già parlato di questo. Allora, concludiamo il discorso software parlando di fotocamera e poi ci addentriamo un attimo di più sulla parte telefonica e multimediale. Allora, per quanto riguarda la camera, eccoci qua, classica camera DLG con le varie modalità, non sono tantissime veramente in questo caso, qui alcune la possibilità di fare appunto apparire le impostazioni, qui la possibilità di mettere l'HDR, i 16 noni. Per quanto riguarda la foto, i video massimi vanno in full HD, la fotocamera è da 13 megapixel, queste sono le varie impostazioni. Come fa allora le foto questo LG G4 Stylus? Allora, un dispositivo che mette a fuoco, devo dire, abbastanza bene, c'è la messa a fuoco laser, abbiamo, devo dire, una rapidità di scatto anche abbastanza buona, nessun grosso problema. Di notte si nota forse qualche problemino in più, in notturna qualche difficoltà a mettere invece ad avere una buona qualità quando si va a fare zoom, quindi guardate come vanno a sgranarsi questi numeri, è vero che sto ingrandendo tanto, ma la messa a fuoco forse in notturna è meno efficiente rispetto al giorno e le foto sono sul 6,5-7, direi non di più. Mentre di giorno il telefono è sorprendente, fa delle foto ottime, mi ha convinto sicuramente molto meglio rispetto alla parte in notturna, e anche quando si va a ingrandire c'è una buona qualità generale, anche le foglie si vedono molto molto bene, anche le venature, quindi di giorno il telefono si rende molto molto più performante. I video invece sono realizzati in full HD e devo dire che sono di buona qualità anche i video. Eccoci qua. G4 Stylus, vediamo come si comporta con il Facciamo ripartire. dispositivo compagnia con LG G4 Stylus, vediamo come si comporta con il video, il dispositivo di LG, vediamo anche un po' di cambiamenti luminosi e andiamo a chiudere su qualcosa di ravvicinato con il sole, quindi un po' difficile mettere anche a fuoco. Ecco qua, direi che è riuscito abbastanza bene. Quindi questo era il video con l'LG G4 Stylus. Ok, questo era il video, quindi vi ho già detto un po' tutto, vi ho anticipato tutto nel video, mi sembra un video di buona qualità. Concludendo il discorso multimediale, allora adesso possiamo farlo entrando direttamente in galleria. Scusate, tolgo un po' di cose mie. Questa è la classica foto che vi faccio vedere con i colori, vi ricordo per quanto riguarda il display 5,7 pollici con risoluzione HD, devo dire che il telefono ha degli angoli di visione di buonissima qualità, molto molto buoni, perché spostandoci o inclinando il telefono non si hanno problemi di visione del display. Come vi ho già anticipato, la luminosità non è automatica, questo dà un pochino di fastidio perché quando ci spostiamo da una zona più illuminata a una meno illuminata dobbiamo andare a modificare noi manualmente, come vi ho già fatto vedere, la luminosità, e l'ho trovata una cosa davvero scomoda. E inoltre devo dire che il telefono si comporta abbastanza bene con la riproduzione dei colori, non mi sembra ci siano grosse problematiche, colori non molto sparati, non molto vivi, ma forse un po' più fedeli alla realtà. Bianchi discreti e neri, devo dire anche discreti, non mi sembra ci siano grosse problematiche sulla visualizzazione dei neri, vedete come anche rispetto alla cornice sia poca differenza. Video in MP4 Full HD molto buoni, si vedono, devo dire, benissimo, schermo ampio. Ecco qua, già che sto parlando di display, vi dico naturalmente
che è presente anche la classica possibilità del Talk Ops per andare a sbloccare il dispositivo. Poi non posso far vedere molto altro con la penna, perché come ho già detto prima, facciamo rientrare il discorso sul display. La penna è una semplice penna capacitiva che praticamente è un po' più stretta rispetto al dito e quindi riesce ad essere più performante forse per scrivere e disegnare, ma sostanzialmente non è una penna, vi ripeto ancora una volta, come quella del Note, come magari qualcuno di voi può pensare. E quindi vi ricordo anche, riguardando lo schermo, il multi windows che abbiamo visto prima. Già che ci siamo, allora andiamo ad attivare il GPS. Ok, il GPS è attivo. Status GPS, lo facciamo partire. Nel frattempo vi parlo di batteria. Beh, batteria da 3000 mAh, devo dire una batteria molto ampia dal punto di vista della capacità per questo prodotto, e considerando uno schermo e un processore non così energivoli, devo dire che il prodotto riesce ad arrivare senza grosse problematiche fino a tarda serata, alle volte anche fino alla giornata successiva. Il GPS è molto rapido, si comporta bene, probabilmente ve ne siete già accorti da soli. Anche dentro casa devo dire che la ricezione è di ottimo livello. Andiamo allora adesso a sentirci una canzone, vediamo un po' dove abbiamo messo la musica, eccolo qua, vediamo un po' la canzone che ci sentiamo ogni volta. Ah, è già partita, scusate. Buono l'audio, sarà buono anche in via voce, allora andiamo a sentire. Buono l'audio, mi ha convinto anche poggiando il telefono, non ci sono grosse problematiche di ascolto del nostro interlocutore o della musica. Inoltre il telefono riesce a essere performante anche dal punto di vista della ricezione, non solo il GPS ma anche il wifi e ricezione della rete cellulare è davvero buona, non mi ha dato alcun tipo di problema. E adesso direi faccio una bella chiamata, in questo caso al 160 SIM Poste Mobile. Sempre il costante di Poste Mobile con un po' basso, ma in realtà per i canali di voce è molto più alto l'audio. Ora lo sentiremo. Che tratteremo i suoi dati nel rispetto del decreto legislativo 196 del 2003. Per acquistare una SIM tramite i nostri operatori e richiederne la consegna direttamente all'indirizzo che preferisce, oppure concordare un nuovo tentativo di consegna, digiti 1. Per le novità, per conoscere l'offerta tariffaria per SIM ricaricabili e in abbonamento, e per sapere come ricaricare la SIM a Poste Mobile. Insomma, questo è quanto. Un audio, ripeto, molto buono che mi ha convinto per quanto riguarda l'audio stesso proprio delle chiavi di voce e del telefono per ascoltare la musica. Parliamo adesso di tastiera. Tastiera comodissima, come sempre. Ottima risposta ai nostri tocchi. Tastiera di LG che mi ha sempre convinto perché è davvero buona. Buona la possibilità di digitare, rapida, risponde bene ai nostri tocchi. Una ottima tastiera da parte di LG. Come sempre, ripeto, mi piace particolarmente. Niente, cosa dire allora? Facciamoci la partita GT Racing 2 e chiudiamo qui il discorso su questo dispositivo. GT Racing 2 che devo dire funziona abbastanza bene, non ho notato grossi problemi su questo telefono. Abbassiamo un pochino il volume, altrimenti siamo davvero troppo forti come volume. Il telefono si comporta bene con GT Racing 2. Scusatemi, stavo cercando di abbassare il volume che nel frattempo si era rialzato. Ok, rigiriamo la macchina. Perfetto, ci siamo pronti.
Siamo partiti, come potete vedere la fluidità del telefono è buona, non si hanno grossi problemi. Vi raccomando, magari poi, una volta giocato a GT Racing 2, di andare a chiudere effettivamente il gioco, altrimenti vi mangia un sacco di RAM. Si riesce a guidare bene, sto recuperando anche un po' di macchine che mi sono perso con una partenza un po' sciagurata. E devo dire che insomma, la giocabilità è buona, non si notano grossi problemi. Direi che insomma ci siamo, possiamo tranquillamente uscire, usciamo brutalmente, vediamo un po' la ripresa del sistema, direi, beh, direi buona, dai. Allora, GT Racing 2 funziona bene, funziona forse non diciamo bene tutto quanto il telefono, ma ci sono alcuni punti che mi hanno davvero poco convinto e ve l'ho già detti. Sono l'utilizzo della penna, praticamente quasi inutile, cioè nel senso la penna è presente ma non ci sono applicazioni dedicate per sfruttarla ed è una semplice penna capacitiva. Inoltre non mi ha convinto la quantità di memoria RAM dedicata a questo telefono, avrei messo 2 GB perché sappiamo come 2 GB di RAM con Snapdragon 410 e la GPU Adreno 306 vanno molto bene, garantiscono discreta fluidità con Lollipop. Discreta fluidità che in realtà c'è, ma ogni tanto si nota che manca un pochino di RAM, un po' di memoria RAM. Per il resto GPS molto bene, ricezione molto bene, wifi molto bene, batteria benissimo, display interessante. Peccato, ma anche ecco il sensore di luminosità automatica, anche in questo caso una scelta alquanto discutibile. Possibilità come sempre poi di andare a come ottenendo premuto di andare a rimpicciolire o ingrandire le varie icone, widget, insomma cose classiche di personalizzazione presenti sulla software di LG. Software LG che è molto buono perché nonostante un hardware non al top riesce ad essere discretamente performante. Direi quindi che è tutto per questa recensione dell'LG G4 Stylus, ci vediamo alla prossima cari amici di mobileOS.it. Ciao!